l'ho definita la più grande rapina mai attuata ai danni dei cittadini, no? Avete sentito tutti, quella dei 7 miliardi e mezzo, no? Che poi a raccontarla, non so, non ci si crede, che voi lo sapete, no? Com'era il meccanismo, c'erano praticamente 13 banche che avevano le azioni della Banca d'Italia, che valevano 156 mila euro, giusto? Tutte le azioni della Banca d'Italia avevano 150, quindi essendo divise per 13 c'era una banca, non so, aveva 30.000 euro di azioni, diciamo neanche il prezzo di un garage nelle grandi città, no? Un garage a volte a Milano costa di più. Bene, voi pensate che questa sarà l'operazione, peraltro come tutte le grandi rapine c'era il basista, ovvio, nella banca, si accomandi alla Banca d'Italia, no? Quindi proprio l'hanno organizzata bene. Bene, voi immaginate che avete 30.000 euro in banca, andate a letto e l'indomani mattina 30.000 euro diventano un miliardo di euro. No, non ridete, 30.000 euro è un miliardo di euro. Perché questi sono i numeri, cioè il valore di queste azioni dalla notte alla mattina con un atto della maggioranza sono state rivalutate senza che queste 13 banche uscissero un euro. Da 156.000 euro, lo dobbiamo ripetere perché uno non ci crede a sentirlo, sono state rivalutate a 7 miliardi e mezzo. Dico, fino a qua uno dice, vabbè, ma è virtuale, sono carta, non è virtuale, perché dove sta la rapina? La Banca d'Italia ha delle riserve, soldi veri, ha 20 miliardi di euro che sono i nostri soldi. Allora, come che hanno pensato di darglieli? E tu avevi 30.000 euro di azioni, sono diventate un miliardo di euro di azioni, ora ne hai troppe, non le puoi avere tutte queste azioni, la Banca d'Italia se le ricompra, ma non... ridete? No, Marco, non ride, non è che se le compra il giorno prima quando costavano 30.000 euro, se le compra il giorno dopo quando costavano un miliardo di euro, ma cosa la base? Cioè, ma sembra una truffa da Totò, solo che sono i soldi nostri, sono miliardi di euro. Ma come si sono arrabbiati quando i nostri bravissimi deputati hanno cercato di impedirlo? Si sono arrabbiati in una maniera incredibile. 7 miliardi e mezzo di euro dati così. E io poi dico al grido di Bella Ciao, poi sì, ma veramente che io pensavo di quei partigiani nella tomba cominciano a fare così, dove è il fucile che esco, perché non sono morti per questo, quelle persone coraggiose non sono morti per consentire questa rapina. E ti dico un'ultima cosa e chiudo: le banche sono imprese italiane, le vogliamo aiutare, le vogliamo salvare, a me può stare anche bene, ma come si fa fra persone serie se io esco 7 miliardi e mezzo di euro? Io voglio diventare padrone, non che loro diventano padroni della nostra Banca d'Italia, io voglio diventare padrone, io Stato, noi cittadini, sono i nostri soldi, glieli vogliamo dare, sono in difficoltà, benissimo, scegliono una parte del loro valore, della loro azione di altri, perché sono i nostri soldi, poi quando li rimettiamo a posto, ovviamente, cioè noi diamo 7 miliardi e mezzo di euro a gente che ha provocato voragini, quindi voi immaginate come si va bene questi soldi, come ho usato bene quelli di prima, usa bene quelli di ora, quindi una follia pura, la prima cosa, io esco i soldi, io decido chi ci deve andare a governare queste banche, quindi via questi signori, cambiamo, risaniamo e poi cerchiamo di recuperare il recuperabile. Dico, se proprio si doveva fare questo operazione, ma siccome era una rapina, questi gli hanno dato i soldi senza nessuna contropartita. Nessuno che alza la mano e dice, ma che stai dicendo, ma non è possibile, nel senso la contropartita c'è, ma non la dicono a noi la contropartita, e se non ce lo dicono a noi qual è la contropartita? E la contropartita c'è, è perché non lo possono dire, perché sono contropartite illecite, perché in questo paese nessuno di questi dà un euro se non ha qualcosa in cambio. Allora noi lo vogliamo sapere che cosa hanno avuto in passato e cosa hanno in futuro in cambio di questi 7 miliardi e mezzo di euro. Grazie.